Ciao a tutti, sono ancora naturalmente a Norimberga e vi faccio vedere le cose che ho trovato qui, vegane, che non abbiamo da noi. Quando tornerò mi riservo di scrivere ad Aldi e chiedere che ottenga questi prodotti anche in Italia, perché ieri ho assaggiato i bastoncini, diciamo tipo di pesce, insomma così, sono veramente buoni. Oggi ho provato sempre lì da Aldi a prendere, però diciamo sono andata in centro perché in questo non c'era ieri. Queste che le proviamo domani, penso, che sono delle cotolette. E queste che sono della stessa, sempre confezione come dei bastoncini. Questi prodotti però in Italia Aldi non li tiene. Poi in un altro negozio ho trovato, di qui poi vi metterò un pezzo di video così vi faccio vedere quanto ben di Dio c'era. Ho trovato questi che li farò a casa naturalmente, che sono dei falafel, e queste che sono delle polpettine di lenticchie. Mia figlia insomma le ha voluto che le prendessi perché comunque a lei a volte insomma piace mangiare queste cose. Una cosa molto interessante che ho trovato qui è la pastinaca, che da noi non si trova, che è praticamente un ortaggio simile carota, che però ha un gusto particolare. Quando è piccolo si può mangiare crudo anche, quando è un po' più grande come questi si può fare insomma, un stufato oppure fare le chips, eccetera. Ed ha un sapore che è un incrocio tra la carota, il sedano rapa e un altro ortaggio che adesso non mi ricordo. Comunque questo viene con me a Verona e lo farò a casa perché qui non ho neanche. Naturalmente siamo in un appartamento, un Airbnb, e quindi insomma sapete anche voi, insomma c'è quello che c'è come pentola, eccetera. Questo proprio sono felice e vorrei tanto che lo tenessero, che venisse anche commercializzato in Italia. Purtroppo è un tipo di ortaggio che viene soprattutto venduto nei paesi del nord Europa e non si capisce bene come mai non sia riuscito poi a sbarcare in Italia. E poi è interessante che ho trovato, hanno veramente tantissime caramelle vegane, queste gliele ho prese per mio figlio, anche se lui è un tot che lo mangia per caramelle, però vabbè, insomma. E ci sono anche queste qua. Poi domani proverò questi cetriolini micro, che sono veramente piccolissimi, che non ho mai visto. E poi qua, veramente, essendo che hanno una contaminazione molto forte con i paesi anche turchi e con gli extracomunitari, cioè, paesi indiani, eccetera. E ho trovato delle spezie che insomma io amo molto, tipo la polvere di coriandolo, che da noi è molto molto difficile trovare. Ecco, queste sono le mie spese di oggi. Domani andremo a Monaco e vi saprò dire se là troverò delle cose ancora più interessanti. Naturalmente molte di queste cose verranno con me a Verona e le userò nei prossimi giorni e vi farò poi sapere come sono e comunque sono una specie di guida per quando volete venire in Germania. Ricordatevi che non ci sono difficoltà ad alimentarsi per noi vegani. Ciao, alla prossima!